Buonasera, bentrovati su Birradio. Oggi 2 giugno ricorre la settima giornata mondiale sui disturbi alimentari e qui a Birradio abbiamo colto l'occasione per parlarne un po' insieme. In compagnia con me abbiamo Marisa Briguglio, coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute della provincia di Messina. In collegamento abbiamo il dottor Tommaso Lamacchia, cardiologo, ma anche il riferimento civico comunale di Spadafora, nonché il riferimento distretto di Milazzo. E poi abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Rando Giuseppe, nutrizionista clinico, specialista in scienze dell'alimentazione. Ma adesso intanto un saluto a tutti. Bene, grazie per aver accettato l'invito, sia a lei professore, a Tommaso e a Marisa. Grazie a voi. E lascerei subito intanto la parola a Marisa, la coordinatrice provinciale della Rete Civica, per spiegarci un po' questa giornata e come è stata pensata. Allora, intanto buonasera a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori che hanno il piacere oggi, insomma, di essere insieme a noi. Ringrazio te, Rosaria, che tra Grazie. l'altro sei il riferimento civico del comune di Brolo. E che sei sempre attiva in queste giornate e ci aiuti insomma a portarle avanti. Facciamo quello che possiamo. Io volevo fare un piccolo cenno su cos'è la Rete Civica. La Rete Civica della Salute è un progetto di inclusione sociale su indirizzo assessoriale del 10 ottobre 2014 e collabora in sinergia con i comitati consultivi aziendali degli ospedali. E nasce proprio per avvicinare i cittadini al mondo della sanità in modo volontario e liberamente, assumendosi la responsabilità civica di sussidiare le politiche pubbliche in tutto quello che sono i beni comuni che vanno dalla salute alla cultura e all'ambiente. Il 13 maggio di quest'anno è stato proprio firmato un accordo con l'ANCI, con l'Unione dei Comuni. Un accordo triennale di collaborazione per la realizzazione di un sistema di sviluppo partecipato ed inclusivo nel campo della salute, con particolare riguardo alla visione One Health, che si basa appunto sul riconoscimento che la salute dell'uomo, dell'ambiente, dell'ecosistema e la salute animale sono comunque legati in modo indissolubile. Oggi ci troviamo a portare avanti il nostro supporto come Rete Civica appunto all'ANCI per questa settima giornata mondiale dei disturbi alimentari, che ha come obiettivo quello appunto di promuovere e sensibilizzare la consapevolezza che sono dei disturbi molto importanti. Che vanno a toccare appunto la nostra salute, però grazie al giusto supporto si possono superare. E oggi abbiamo appunto due medici che possono confermare che questo aiuto ci può Sì, essere. infatti, come vedremo anche della locandina che vedrete qui in sovrappressione, possiamo. La locandina dice: informati, vinciamo insieme. Dice: guarire è possibile. E guarire me lo conferma, è possibile, professore. Ma è importante due atteggiamenti importanti, mi sembra che ci siano, che sono sicuramente quella di conoscere bene, di informarsi sul disturbo e poi trovare il giusto modo di affrontarlo. A lei adesso la parola. Sì, grazie e grazie per l'invito. Allora, i disturbi del comportamento alimentare sono delle patologie, diciamo che sono sempre esistite dalla notte dei tempi, ma che si presentavano fino a un cinquantennio fa con una estrema rarità. Negli ultimi anni e progressivamente di anno in anno, queste patologie stanno interessando sempre di più una fascia importante della popolazione e soprattutto la popolazione adolescenziale. Fino a qualche anno fa l'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare era caratterizzato intorno all'età, diciamo, adolescenziale fra i 15-16 anni. Adesso, paradossalmente, a che cosa si sta assistendo? Oltre ad un incremento del numero
di questi soggetti interessanti anche ad un aumento, scusate, ad un abbassamento della età di insorgenza. Vediamo pazienti anoressici anche a 10 anni, anche a 9 anni, cosa che prima era assolutamente rara. È un fenomeno, come dire, trasversale, che prima interessava le fasce diciamo più abbienti, adesso interessa un po' tutte le fasce sociali e c'è una diffusione, come dire, capillare. Sembra quasi che tutte le adolescenti parlino tra di loro del peso, della riduzione del peso, e pare che la che pare quasi poi nell'immaginario collettivo che più si è magri sostanzialmente e più si è accettati da questa società che in qualche modo ha una stigma importante nei confronti delle persone in sovrappeso ed obese. Questo non lo dobbiamo dimenticare e non dobbiamo mai finire di sottolinearlo, perché a volte diciamo la partenza o l'insorgenza, diciamo, del disturbo del comportamento alimentare parte proprio dall'idea di una persona un po' in sovrappeso che vuole assolutamente dimagrire. Comincia a dimagrire e poi sostanzialmente non si ferma più. Queste patologie interessano al di là della sfera corporale, che è la sfera attraverso la quale si comunica il disagio, di fatto poi però sono delle patologie di pertinenza psichiatrica. Perché? Perché proprio la psiche che viene coinvolta ed è la psiche che non riesce più ad essere, diciamo, indirizzata e coordinata dall'esterno. Si crea una sorta di ossessione verso un comportamento e è una paura per tante cose, il peso, l'olio, i cibi calorici e quant'altro. È fondamentale che cosa? La diagnosi precoce. Perché? Perché il trattamento, se si inizia il trattamento, e poi parliamo del trattamento, se si inizia il trattamento dopo pochi mesi, dopo poco tempo dell'insorgenza della malattia, la terapia e quindi la risoluzione è quasi certa. Se invece queste malattie si cronicizzano, e io ho visto anche persone di 40 anni avere un disturbo del comportamento alimentare importante di tipo bulimico e non averlo mai, come dire, dichiarato a nessuno, tenuto nascosto per 20 anni a figli, mariti, parenti e quant'altro. Questi comportamenti, quando sono, diciamo, reiterati negli anni, poi non sono veramente difficili da trattare e da guarire. Mi scusi, in Italia ancora non ci sono, diciamo, in tutte le regioni delle strutture, soprattutto pubbliche, pronte ad accogliere tutta questa richiesta. In Sicilia, per esempio, ci sono pochi centri per il disturbo del comportamento alimentare a confronto di tanti soggetti interessati. Ho l'esperienza e la testimonianza di pazienti che hanno fatto, diciamo, una grossa difficoltà a ricevere un trattamento, e soprattutto quando il trattamento deve essere demandato a un centro residenziale, in Sicilia c'è veramente poco o nulla. La maggior parte di questi centri residenziali sono nel nord Italia, in Veneto ce ne sono tantissimi, ma insomma anche in Emilia, in Piemonte, ma siamo da Roma in giù, questi centri sono veramente, veramente carenti. Tornando un attimo prima al discorso di prima, diceva l'intervento tempestivo, ma quali sono i primi sintomi da cogliere per poter intervenire in maniera tempestiva? Allora, i sintomi, diciamo, di solito
sono questi. La persona intanto comincia a manifestare una certa, come dire, rigidità comportamentale, si diventa più nervosi, più conflittuali all'interno della famiglia e poi si cominciano ad avere atteggiamenti nei confronti del cibo da salutisti estremi. Si cominciano ad evitare i carboidrati, la pasta, si riduce l'olio, si cominciano a mangiare verdure, frutta e pietanze e ovviamente la paziente si dimostra rigida nei confronti delle persone che gli stanno intorno, che cominciano ad accogliersi, insomma, che sta succedendo? Dicono mangia, 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 diciamo, e nasce sostanzialmente un conflitto. E bisogna intervenire, bisogna portare questi pazienti prima possibile, possibilmente in un centro specializzato per il disturbo del comportamento alimentare. Perché dico in un centro? Perché questa è una patologia che deve essere aggredita un po' a 360 gradi, cioè sia dal punto di vista medico, nutrizionale, ma anche dal punto di vista psicologico-psichiatrico. Va fatta una diagnosi psichiatrica, va iniziata una psicoterapia e va iniziato, diciamo, un lavoro in parallelo, possibilmente appunto nell'ambito di un team, perché i vari terapeuti devono avere la possibilità di comunicare e di fare, diciamo, briefing, di fare, diciamo, rapporti sulla paziente, perché questi pazienti hanno la capacità di eludere un po' anche, diciamo, i terapeuti stessi, se i terapeuti non fanno gruppo e non fanno, diciamo, catena intorno a questi pazienti. Infatti, la capacità elusiva è fantastica da parte loro, hanno sempre una scusa, diciamo, motivata per mangiare di meno, un giorno gli fa male la pancia, un giorno, diciamo, un giorno si sentono male, un giorno hanno litigato con una persona, un giorno sono andate dal medico che l'ha trattata male, insomma, hanno veramente una capacità di rimandare l'incremento dell'introito calorico, diciamo, quasi all'infinito. E appunto per questo ci vuole un'equipe che faccia gruppo e che sia in grado di contenere, diciamo, la tendenza di queste pazienti ad evitare il trattamento, perché caratteristica, per esempio, dell'anoressia è il rifiuto, è il no, è il no che caratterizza questa patologia. Però, siccome vuol dire c'è un mondo contro, il no cerca una giustificazione. Si comincia così, poi col tempo il dimagrimento è evidente ed è chiaro che le conseguenze, diciamo, sono legate appunto alla presenza di una malnutrizione importante, dell'assenza, diciamo, perdita, scomparsa del ciclo mestruale e tutti i sintomi che noi possiamo immaginare tipici di una persona molto magra, malnutrita Dico, sostanzialmente, fra ma tutti i disturbi hanno alimentari. anche l'insonnia, non è che c'è soltanto, diciamo, questo aspetto, hanno anche l'insonnia, l'irritabilità, stanno male, solo che hanno difficoltà ad accettarlo, a riconoscerlo e soprattutto a chiedere aiuto. Caratteristica appunto è il rifiuto, non solo del cibo, ma di tutto quello che può contrastare, diciamo, questa tendenza ossessiva al dimagrimento. C'è anche una sorta di dismorfismo. Le anoressiche, per esempio, si vedono grasse dove sono assolutamente emaciate, oppure vedono dei fianchi enormi quando non ci sono, vedono delle cosce enormi quando non ci sono, quindi c'è anche un aspetto dismorfico della percezione dell'immagine corporea. Ma tutto questo tende ad essere, come dire, negato. Negato sia per paura che chi ti sta intorno in qualche modo ti costringa, fra virgolette, sono
adolescenti per lo più, quindi hanno il controllo, hanno la gestione da parte dei genitori, quindi per la paura che ti costringano, come dire, a uscire dal progetto in qualche modo che hai in testa, sia perché, come dire, hanno proprio una difficoltà a esprimere soprattutto quello che riguarda le emozioni, i sentimenti e quant'altro. Quindi il cibo non è vero il problema, quello è soltanto un po' la punta dell'iceberg, il problema è più profondo. Assolutamente sì, in tutti i disturbi del comportamento alimentare, l'anoressia, la bulimia, la sindrome di alimentazione incontrollata, il famoso binge eating, ma anche il craving, lo spizzicare, anche il mangiare notturno, non possiamo pensare che siano legati al fatto che il paziente non sa che cosa deve mangiare. Questa è una fantasia sostanzialmente, togliamocela di testa, il paziente, la persona sa esattamente quello che deve mangiare, ma l'impulso a mangiare è forte e parte, diciamo, da dinamiche psicologiche, comportamentali che diventano ingestibili. Il cibo può diventare, per esempio, nelle pazienti che hanno un disturbo di alimentazione incontrollata, come una sorta di, come il bere sostanzialmente. Sono atteggiamenti ai quali non si può resistere. Per modificare queste dinamiche bisogna fare un percorso psicologico-psichiatrico molto 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 ben fatto e lungo, dove sostanzialmente si insegna al paziente a riconoscere le emozioni, a contestualizzare il comportamento, a non colpevolizzarsi, perché un'altra caratteristica, per esempio, dei disturbi di alimentazione incontrollata sono la colpevolizzazione dopo la cosiddetta buffata o la trasgressione alla dieta e quant'altro, e sono tutte dinamiche prima si innescano, diciamo così, quasi per caso, poi diventano automatiche e diventano assolutamente impossibili, o meglio, difficilissimi se non impossibili da correggere autonomamente, perché è il sintomo che rinforza la patologia. Poi tutto questo ovviamente determina una sorta di sottovalutazione, di svalutazione della persona stessa, della sensazione di essere incapace a gestire qualcosa, come dire, che apparentemente è semplice, e quindi, diciamo, si riduce l'autostima, si arriva all'isolamento sociale, compare la depressione, tutta una serie di sintomi e caratteristiche che tendono, come dire, a far male alla persona, e far male non soltanto in termini di ginocchia, anche come dire, gambe, dolori alla schiena e quant'altro, ma far male proprio intimamente. Io a tante persone obese che hanno disturbi di alimentazione incontrollata, tante volte ho chiesto: ma se ci fosse la lampada di Aladino e uscisse, diciamo, il mago e ti chiedesse, puoi realizzare un desiderio, quale scegli tra i due? Dimagrire oppure stare bene, diciamo, psicologicamente con te stesso? Paradossalmente mi rispondono: stare bene psicologicamente con se stesso. Quindi questo vuol dire che la sofferenza interiore è ancora maggiore della sofferenza, come dire, esteriore, che è pur evidente, diciamo, è importante. Io a questo proposito ho scritto un libro che si intitola Come mangiano i leoni, che parla appunto del mondo, delle emozioni, delle persone che hanno un comportamento alimentare caratterizzato da questa incapacità a gestire le emozioni e a trasformarle in fame. Fame noi ovviamente noi non l'abbiamo mai provata, la fame, non sappiamo mai assolutamente che cos'è la fame, però parliamo di fame, proprio perché spesso confondiamo, o abbiamo confuso inizialmente, poi diventa un automatismo,
l'emozione che può essere sia piacevole che spiacevole, non necessariamente spiacevole, con un'emozione, e chiamando la fame quell'emozione, proprio perché non riusciamo a riconoscerla, a decodificarla, a entrarci in contatto, poi la chiamiamo fame, e se la chiamiamo fame, di conseguenza mangiamo. E mangiare le emozioni fa aumentare di peso, perché le emozioni ne proviamo in continuazione durante tutta la giornata e pare anche di notte, quindi mangiare le emozioni fa ingrassare, fra virgolette. Anche la consapevolezza emotiva è molto importante. La mancanza di un'intelligenza emotiva sicuramente non aiuta, anzi. Una cosa volevo chiederle: noi siamo spesso, tra i disturbi alimentari, molto spesso sentiamo parlare di anoressia. Io mi chiedevo, lei ne ha nominati tanti, adesso non ricordo neanche i nomi, ma cos'è che determina un disturbo piuttosto che un altro in una persona? Ma guardi, questa è una bella domanda, perché? Perché in realtà non c'è una caratteristica tipica di una persona o di un'altra, tant'è vero che si parla di disturbi del comportamento alimentare proprio perché nell'arco della vita, se non riconosciuti e trattati, questi disturbi possono variare. Che significa? Si può iniziare, ci può essere un esordio con un'anoressia di tipo restrittivo, cioè comincio a mangiare di meno, tutto quanto, eccetera, eccetera. Poi dalla restrizione passo all'alternanza fra restrizione e abbuffate e vomito, restrizione, abbuffate e altre forme di purging, cioè vado a correre. No, tante volte alcuni pazienti che hanno un disturbo del comportamento alimentare, noi non lo vediamo dall'esterno. Perché? Perché fanno tanta attività fisica, cioè per pensare di consumare le calorie che hanno mangiato in seguito a una buffata, fanno tantissima attività fisica. Quindi appunto ci può essere la restrizione pura, la restrizione con la buffata e il vomito, la restrizione con la buffata e la corsa, la restrizione con la buffata e assunzione di farmaci lassativi, diuretici e altre cose che possono, apparentemente, aiutare, diciamo, a pesare di meno. E poi si passa anche, un'anoressica può passare a una forma bulimica, dove sostanzialmente ha un peso normale, ma s'abbuffa e vomita anche 3 volte al giorno, oppure può passare poi a una fase, diciamo, ancora diversa, dove s'abbuffa e non vomita più, e allora lì comincia a ingrassare, e quindi vedete che queste forme non sono uniche, non sono come la polmonite piuttosto che la gastroenterite, sono due malattie che interessano organi diversi e quant'altro. Queste sono malattie che appunto colpiscono la psiche e si manifestano dal punto di vista comportamentale, fisico, in modo assolutamente diverso, passando appunto dai 40 kg ai 150 kg. Quindi abbiamo visto come e cosa. Adesso vediamo un po' invece le conseguenze, sia a livello che a questo punto sono non solo fisici, queste conseguenze non sono solo fisiche, ma sono anche psicologiche, e ci sono dei fattori sociali anche che verranno implicati. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che i pazienti che hanno un disturbo del comportamento alimentare, dal punto di vista lavorativo, possono assolutamente essere perfetti, anzi ci sono alcuni pazienti che proprio grazie all'ossessione, come dire, tradotta anche a livello lavorativo, può manifestarsi, diciamo, in grande capacità sostanzialmente. Diverso, diciamo, è l'aspetto relazionale. Chi ha un disturbo del comportamento alimentare ha spesso un grosso, diciamo,
deficit relazionale sia in ambito familiare che in ambito, diciamo, sociale, tende, diciamo, all'autoisolamento e quindi sono queste, diciamo, le peculiarità, come dire, che accentuano il disagio. È difficile trovare un'anoressica che abbia un fidanzato, mentre una persona bulimica può avere dei comportamenti, diciamo, emotivi anche diciamo, nell'ambito della sfera sessuale, per esempio. Cioè, le varietà sono veramente estreme. Quello che effettivamente è devastante, soprattutto, diciamo, quando queste patologie insorgono in età molto giovanile, perché la gravità si è vista correlata all'età di insorgenza. Che significa? Significa che una anoressia che insorge a 8 anni è molto molto più grave di un'anoressia che insorge a 16, perché è, diciamo, il substrato, diciamo, di base è più fertile, e quindi, diciamo, c'è una gravità diversa. E poi c'è, diciamo, un dramma familiare all'interno di queste famiglie, perché vi assicuro, dover gestire situazioni di questo genere in ambito familiare è molto molto devastante, diciamo. E qui, con quelle che sono le conseguenze di salute a livello fisico, potrebbe anche inserirsi adesso il dottor Lamacchia, dottor Tommaso. Sì. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio dell'invito, colgo l'occasione per ringraziare il professore Rando per aver contribuito con la sua grande esperienza in questa discussione, appunto, su un tema molto importante, che è quello dei disturbi alimentari. Io cercherò di essere il più conciso possibile, andando a trattare quelle che sono, specialmente nell'ambito cardiovascolare, quelle che sono le complicanze, cioè quelli che sono gli stadi finali, diciamo, di queste patologie. Innanzitutto c'è da dire che chi da giovane ha sofferto di queste condizioni, con l'andare avanti del tempo, presenterà una maggior probabilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a un soggetto che non ha mai sofferto. Cosa succede nelle condizioni di anoressia, bulimia? Sia a determinare un ridotto apporto calorico, un ridotto apporto di proteine, una depressione quindi di volume. Quindi, che succede? A livello del cuore, questo muscolo che pompa sangue su tutto il nostro organismo. Non ti sentiamo più, Tommaso, sei sparito. Vediamo se riusciamo. Sentire. Adesso sì, siamo rimasti al. Scusate, allora stavo dicendo che si va incontro a un rimodellamento cardiaco, e quindi abbiamo una distruzione di quelle che sono le fibre muscolari, associato a questa riduzione di volume di liquidi. E quindi il cuore cosa fa? Il cuore pompa di meno, si va incontro a un quadro di scompenso cardiaco. Ancora soggetti, giovani, donne, possono andare incontro al cosiddetto prolasso della valvola mitrale. Che cos'è? La valvola mitrale è una valvola che divide le sezioni sinistre del cuore, camera, atrio sinistro, ventricolo sinistro, e permette il passaggio del sangue dall'atrio al ventricolo. La valvola si chiude quando tutto il sangue è sul ventricolo, in modo che esso si possa contrarre per spingere il sangue a livello attraverso l'aorta, poi i tessuti periferici. Ora, quando un lembo prolassa, abbiamo un ritorno di sangue. Questo determinerà un'alterazione nell'equilibrio che c'è con un sovraccarico di pressione, di volume, che porta a uno scompenso cardiaco, può portare in casi acuti anche a un edema polmonare, e quindi sono condizioni che mettono a rischio la vita del soggetto. Ancora noi vediamo tra le varie alterazioni, esempio il versamento pericardico, il cuore che è ricoperto da questi foglietti pericardici, presenta pochi cc di liquido. In questi soggetti, dovuti a questa alterazione, intrusione di liquido e perdita di elettroliti, si determina un accumulo di liquido e si va incontro al cosiddetto tamponamento cardiaco, cioè quando i liquidi si accumulano, avvolgono il cuore e ne impediscono il corretto funzionamento. Queste abbiamo visto sono principalmente le alterazioni strutturali in cui va incontro il cuore, può portare a morte il soggetto. Poi vi sono proprio le alterazioni che riguardano invece la conduzione elettrica del cuore, perché il cuore si contrae in seguito ad impulsi. Ci sono delle cellule che hanno la funzione di inviare degli impulsi, e
Tali impulsi sono praticamente il messaggio per dire al cuore di contrarsi. Come avvengono gli impulsi? Gli impulsi avvengono attraverso gli scambi ionici, cioè sodio, potassio, cloro, calcio. Un soggetto quindi anoressico o una seguito a bulimia, un soggetto quindi che vomita, fa incontro a uso di lassativi, diuretici, tende a perdere questi ioni, a perdere tanti liquidi, e capite bene, si rompe quell'equilibrio necessario affinché parta un impulso, ed ecco che avvengono delle aritmie come bradiaritmie, tachiaritmie, cioè il cuore batte in una maniera inefficace e il soggetto va incontro a morte se non si agisce in modo tempestivo. Per poi ancora annoverare la cosiddetta sindrome da rialimentazione, che ringrazio il professore che più volte ne abbiamo discusso, mi ha introdotto in questo stabilo. Che succede? Noi dobbiamo immaginare la sindrome da rialimentazione del nostro organismo come una fabbrica con tot di operai. In queste condizioni, in queste patologie, gli operai vengono tutti licenziati, quindi lavoriamo a basso regime. Quando il soggetto, il paziente, viene reintrodotto l'alimentazione, gli alimenti in modo eccessivo e non controllato, voi dovete immaginare questa fabbrica che arrivano ad un tratto tantissime materie prime, quindi tutto l'organismo, quindi tutta la fabbrica va in sovraccarico, overdrive. Che succede in questo caso? Il sistema collassa. Stessa cosa succede al nostro organismo, il sistema collassa e si può raggiungere, arrivare fino a quadri in cui il soggetto praticamente muore. E quindi in conclusione vorrei sottolineare l'importanza di conoscere e di parlare di questo tema molto importante, perché queste sono, a mio avviso, patologie che non vengono accettate, anche dalle persone che si hanno accanto non vengono accettate, non vengono viste, finché purtroppo non si aggiungono queste condizioni estreme, dove poi è veramente più difficile intervenire, perché poi necessitano di un approccio multidisciplinare, ci vuole il nutrizionista, il medico di medicina interna, il cardiologo, lo psicoterapeuta, quindi l'importanza di agire, come ha detto il professore, dando ai primi segnali. Questo è veramente una cosa, un invito a farlo. Grazie. Grazie. L'ultima cosa, professor Rando, volevo chiederle. Parlavamo appunto, lo sottolineava anche il dottor Lamacchia, la tempestività, e quindi abbiamo visto anche tutto quello che può venire fuori. Ma lei parlava anche della difficoltà di aiutare queste persone che soffrono di disturbi alimentari e anche di quello che la famiglia molto spesso deve passare, che non è situazione sicuramente facile, come ha sottolineato. Qualche suggerimento alle famiglie che si trovano a dover affrontare questa difficoltà? Sì, allora, intanto bisogna avere la consapevolezza che questa è una difficoltà del cuore e non è una difficoltà del corpo. Spesso vedo queste famiglie che hanno un approccio di tipo razionale alla soluzione di questa condizione. Le famiglie devono avere una comunicazione vera tra i vari componenti. Un ragazzo di 15 anni non può crescere, diciamo, da solo. La comunicazione è importante. Spesso, diciamo, il substrato di questi pazienti è caratterizzato da che cosa? Da un'alta richiesta di prestazioni nei confronti dell'adolescente, prestazioni scolastiche, sportive, quello che ci pare. E dall'altra parte c'è un'assenza quasi totale di comunicazione, gente che lavora, che non sta mai in casa, però si aspetta che il figlio sia bravissimo a scuola, quant'altro, eccetera, eccetera. Quindi questa è una condizione, come dire, questa è una condizione che si riscontra spesso, diciamo, nell'osservazione, diciamo, del nucleo familiare di questi pazienti. Bisogna stare un po' di più con i ragazzi, non, la comunicazione e la relazione. Non siamo macchine, come dire, fatte per correre in Formula 1, o almeno forse lo siamo a 50 anni o a 40 anni, quando siamo molto ben preparati, ma da ragazzi siamo molto più fragili di quello che si possa immaginare. I nostri figli sono molto più fragili
di quanto si possa immaginare, e quindi dobbiamo stargli dietro in qualche quindi modo. Mettersi in ascolto forse è l'atteggiamento principale a questo punto, in base a quello che lei ci ha appena detto. Eh sì, è fondamentale, l'ascolto è fondamentale. Benissimo, sicuramente ci sarebbe ancora tanto da dire. Noi ringraziamo insieme a Marisa il professor Rando e il dottor Lamacchia per la disponibilità e per aver voluto essere oggi qui presenti con noi. Ringraziamo anche l'ANCI, l'Unione dei Comuni, e l'Associazione Donna Onlus, che da anni con il patrocinio del Ministero della Salute e di altre istituzioni nazionali e locali portano avanti questa campagna efficace della comunicazione per quanto riguarda appunto sviluppare una sana relazione tra il cibo, il corpo e le emozioni, che è appunto quello di cui il professore stasera ci diceva bene, l'importanza appunto di mettere insieme in relazione cibo, corpo ed emozioni. Per chi volesse approfondire queste tematiche, si può consultare il sito del Ministero della Salute sul www.salutegov.it, su poi www.piattaformadisturbialimentare.iss.it, sulla rete civica e anche sul sito dell'Unione dei Comuni. Ringraziando ancora tutti, saluto tutti i radioascoltatori, sperando di aver fatto in questa giornata del 2 giugno cosa gradita con questa informazione, e ricordiamoci che si può vincere e informiamoci. Arrivederci e buona serata. E grazie ancora.